Presidente, un importante protocollo che sancisce il lavoro anche di collaborazione sul territorio tra province, istituzioni e sindacati. È un lavoro di squadra quello che proviamo a fare in questo territorio, su sollecitazione delle parti sociali, dei sindacati, è un coinvolgimento importante dell'università che per noi è un motore necessario per costruire idee di futuro. Tutti insieme ci teniamo per mano e proviamo a costruire il Salento del domani. Un importante accordo tra il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, il rettore di Unisalento, Fabio Pollice, e le sigle sindacali, che ha portato alla firma del protocollo che sancisce via la nuova attività di coordinamento territoriale voluta, che coinvolgerà i comuni per definire uno scenario strategico di area vasta, incentrato sull'innovazione e qualità della progettazione, finanziato a cogliere le eccezionali opportunità di finanziamento rappresentate dal PN. Riteniamo che questo sia un momento fondamentale perché sulla base di questa collaborazione potremo costruire una progettualità integrata che dia prospettive di sviluppo al territorio. CGL, CISL e UIL ci abbiamo lavorato tanto, tantissimo insieme alla provincia per costruire questo protocollo d'intesa che serve al territorio finalmente per delineare quelle che sono le linee guida rispetto al lavoro nella nostra provincia. L'importante protocollo, quello che si va a firmare oggi, qual è il focus centrale e qual è stato l'iter per arrivare a questa tappa? È finalizzato a sostenere la capacità progettuale, le spese di investimento a valere sia sul PNRR sia su tutti gli altri programmi finanziari costituiti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e per la prossima programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali, i fondi SIE, per il sessennio 21-27.